segno della pala. Cioè, come abbiamo discusso a lezione, dobbiamo determinare una traiettoria che porti il fluido nel modo relativo dall'angolo beta1c fino all'angolo beta2c. Abbiamo detto di farlo tracciando per punti, che tracceremo la pala per punti, con riferimento a un sistema di riferimento polare. Quindi i punti della pala saranno individuati da due coordinate, un'anomalia φ e un raggio R. Ora, nel procedere per punti io ho considerato sei corone. Quindi andremo da un raggio R1 pari a 0,055 metri, corrispondente ovviamente al diametro di con 1, al bordo 1, fino a un raggio 2, R2, corrispondente al bordo impressione, passando per 0062, 0068, 0075, 0081, 0088, 0098. Questi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valori di raggio corrispondenti alle 6 corone che ho scelto. Abbiamo discusso a lezione e quello che dobbiamo fare in realtà è determinarci questa funzione integrando la funzione integranda 1 su R tangente beta, dove beta è l'angolo relativo del flusso ai vari raggi R che stiamo considerando. Integrandola avremo l'andamento dell'anomalia φ ad ogni raggio. Quindi in realtà imponiamo un andamento lineare per l'angolo beta, raggio iniziale R uguale a R1, ovviamente beta deve essere proprio pari a beta con g, l'angolo costruttivo che abbiamo appena individuato. A raggio R2, ossia a 0,094, beta dovrà essere pari proprio a beta 2g. Se imponiamo un andamento lineare, l'angolo che la velocità relativa forma con la direzione periferica cambia man mano che il fluido si sposta dal bordo 1 al bordo 2, noi imponiamo che questa variazione sia di tipo lineare, che immaginiamo che il fluido sia congruente a quella che è la palla del momento del condotto all'interno del condotto autonomo. Se è lineare dovrà rispettare quindi questa relazione, avendo imposto le condizioni al contorno, al bordo di ispirazione e al bordo di inversione. Otteniamo che beta varia con il raggio,
secondo appunto la beta 2G meno beta 1G fatto R2 meno R1 per R meno R1 più beta 1G, sostituiamo i valori, abbiamo 8,354 radianti sul metro per R meno R1 più 0,34 radianti. Non metto l'unità di misura, questa è l'espressione che ci dice come varia R, come varia beta in funzione del raggio. Stiamo inquadrando noi che ha segnato l'angolo costruttivo che abbiamo gli angoli costruttivi che abbiamo determinato poc'anzi, la variazione di beta sia lineare. Avremmo anche potuto fare scelte diverse. Quindi ci andiamo a disegnare la funzione 1 su R tangente beta ottenendo un andamento di questo genere in funzione del raggio. Ma l'integrale di 1 su R tangente beta è proprio il valore dell'anomalia phi. Comincio a contare 0 in corrispondenza di R uguale R1, quindi al bordo d'ingresso. Ci costruiamo una bella tabella. R1, beta, qui sarà, vi riporto i valori in gradi, 19,6, 22,7, 25,8, 28,9, 32,0, 35,1, 38,2 che ci siamo calcolati prima. Ci disegniamo, ripeto, la funzione 1 su R tangentata. Lì è rappresentata per i punti. Vi riporto i primi, 51,02, 38,8 e così via. Delta phi, phi, phi o 0, phi o 0, perché sto partendo da qui per andare a contare, misurare le anomalie. Dopodiché a raggio 0.062 l'anomalia phi mi sarà data dal valore di quest'area compreso tra individuata a raggio 0.055 e raggio 0.062. Dopodiché ci sommo la seconda area e ottengo l'anomalia alla seconda stazione e così via fino ad arrivare in fondo. Quindi banalmente sto facendo un'integrazione grafica, metodo di tendenza. Quindi possiamo completare la nostra, anzi i valori li trovate direttamente qui, facendo questa operazione di integrazione grafica avrete come varia l'anomalia phi sia in radianti sia in grado in funzione del raggio. Passiamo da 0, 16,7 gradi, 29,6, eccetera, eccetera, fino a 60,1 gradi. A questo punto prendo questa curva in coordinate polari con un qualsiasi software grafico, ve l'andate a ricostruire R1, 0 e via dicendo, a crescere di R. Vi disegnate la linea media della pala, le date lo spessore, quindi noi abbiamo ipotizzato 3 mm, andate a rivestire la pala con lo spessore ipotizzato, raggio di raccordo al bordo di attacco, raggio di raccordo al bordo di ingresso, e banalmente vado una sede polare che vi darà quella che è la sezione intrapalare della giratina.
Se vogliamo proprio essere precisi, ci finiamo di disegnare anche la sezione meridiana, nel senso di come varia l'altezza della pala nel passare da Bicon 1 a Bicon 2, potete fare, seguire diverse strade. Una potrebbe, siccome noi siamo in un caso in cui la C con M, la velocità meridiana, cambia tra bordo di ingresso e bordo di uscita, e cambia parecchio. Se andate a rivedere i conti, vi trovate bordo 1 mi sembra circa più di 4 metri al secondo, bordo 2 all'incirca 2 metri al secondo per quanto riguarda la componente meridiana della velocità. Possiamo decidere noi di far variare in maniera lineare questa componente meridiana, quindi otterremo una relazione simile a quella che ho scritto per l'angolo di terra. Quindi C con M pari, in questo caso siamo all'interno del condotto rotorico, quindi consideriamo le componenti meridiane relativa al triangolo che abbiamo costruito a bordo 1' e quello che abbiamo costruito a bordo 2'. Quindi C2'm meno C1'm fratto R2 meno R1 per R meno R1 più C1'm. Quindi in questa tabellina aggiungete una colonna come varia la C con M all'aumentare del raggio. Dopodiché consideriamo sempre l'espressione della portata volumetrica. All'interno dei condotti rotorici evolve la portata a Q punto primo. Consideriamo quella che è l'ostruzione delle pale, che cambia man mano che ci muoviamo lungo la nostra traiettoria, perché cambia l'angolo relativo beta e cambia ovviamente anche il passo palare, che ci stiamo passando da circonferenza, ci stiamo muovendo verso circonferenze sempre più, che hanno un raggio sempre maggiore. Quindi, in base all'ipotesi che avete fatto per la variazione della velocità meridiana, vi andate a calcolare punto per punto quello che è, nei vari punti che avete considerato, andate a calcolare l'altezza di pala, B con R. Otterrete, vi ho fatto questa ipotesi di variazione lineare della velocità, quindi ai bordi interni andavamo da 6 a 3 metri al secondo circa, l'altezza di pala varia da 0.014 fino, qui ci deve, scusate, c'è evidentemente un errore in questa linea lì, ma in questo modo potete andare a ricalcolare quella che è l'altezza di pala. Oppure, a volte, disinteressandosi di quello che è l'andamento che si dà da C con M, paralmente di lato. Va bene, con questo abbiamo terminato il progetto relativo alla pompa centrifuga. Ci fermiamo qui.